Sono maledettamente in ritardo. Oggi ho passato una giornata in conservatorio a provare a studiare a fare lezione e adesso sono in ritardo, ma scoprirete dove devo andare. Mi ha promesso che mi farà sentire un pezzo. Vuoi quando sentirti vuoi, cantare? Mi raccomando. No, ora non ti vergogno, tutta sta gente. Grazie mille, caro. Ciao ragazzi. Okay. Beh, è stata una serata fantastica. Aver conosciuto Giovanni di persona è stato veramente bellissimo. Però ormai è tardi. È tardi, citazione di Traviata. E domani mi aspetta una giornata lunghissima. Ho moltissime cose da fare. Però domani vi racconto com'è andata la giornata di oggi, perché ho parlato pochissimo, ci sono pochi clip, ma domani vi spiego. A domani. Per oggi l'allenamento è andato, tempo di prepararmi e vado al prossimo appuntamento. Oggi ho lezione, non so se riuscirò a mettere qualche clip, ma nell'eventualità vi aggiornerò dopo. Buongiorno, oggi faccio colazione con questo. Anche oggi, che è mercoledì, quindi 3 giorni di fila, vado in conservatorio, però non vi ho detto il perché. Sì, vado a fare delle lezioni, ma le vado a fare con la signora Raina Kabevanska, che a tal proposito vi lascio in descrizione un video dove canta lei, e invece a seguire vi lascio un piccolo frammento di questo video, ma ci vediamo dopo. Oh.
Buongiorno. Oggi è giovedì. Ieri non ho più fatto vedere nulla perché sono stato tutto il giorno in conservatorio, quindi a fare lezione, a studiare. Ho finito tardissimo, quindi poi il tempo di ritornare a casa, cenare e poi a letto, a dormire. Quindi non ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta. Oggi sarà una giornata diversa. Sistemare casa, pulire, lavatrice, studiare, perché quello non potrà mai mancare. Però oggi inizio con un bellissimo allenamento. Ma martedì, come avete visto, ho fatto uno shooting. Vediamo se riesco con le tempistiche e vi inserisco anche delle mie foto a seguire qua nel video. Appena bussato, è arrivato un pacco, non so cosa sia. Oggi ho finito con le pulizie, adesso faccio un giro, pausa caffè e poi ritorno a casa a studiare. Sto uscendo da casa perché vado in conservatorio e vado a studiare là. Il conservatorio è qui dietro, ma guardate la bellissima Golden Hour, che effetto che dà su Piazza Roma. Piccola pausa, preparo il video che deve uscire domani. Programmazione domani sabato, ok, alle ore 15 del pomeriggio, ok. Però quando sarà uscito questo video già questo sarà online, quindi già l'avrete visto. La giornata non è finita qui, forse ci sarà un aggiornamento per questa sera. Buongiorno, oggi piccolo allenamento, 4 km di corsa, nulla di così esagerato, anche perché vorrei tornare a casa e continuare l'allenamento con i pesi. Ho fatto 2 km, quindi faccio il classico giro di boa e ritorno a casa. Facciamo una cosa, che ieri non avete visto nulla, soltanto qualche piccola clip, questo perché uscirà tutto in un nuovo video, in un altro video. Quindi iscrivetevi, attivate la campanellina per restare aggiornati sulla prossima uscita dei prossimi video. E se vi è piaciuto questo video fatemelo sapere scrivendolo nei commenti, oppure o anche lasciando un bellissimo like qua giù. Adesso finisco di correre e poi ci vediamo a casa. We'll be right back.
si dice che in città non ci sono i posti per correre. Cioè, questo è il Parco Ferrari e vi assicuro che oggi c'è una temperatura abbastanza fredda. Ma ci vediamo a casa. Meno male che dovevano essere 4 km leggeri. Alla fine ho fatto degli allunghi. Questa è la sofferenza. Ed eccomi qua, sono appena tornato a casa. Nelle immagini precedenti avete visto che qua a Modena c'è la fiera del cioccolato. Ho fatto una piccola passeggiata, ho dato un'occhiata ai vari stand e c'è una marea di cioccolato, ma non solo quello, avete visto anche che ci sono molti bambini e anche molte persone grandi vestite da streghette. C'era persino un ragazzo con una zucca in testa, logicamente non zucca vera, perché oggi è la serata di Halloween. Però quello che non vi ho detto ancora, non vi ho più raccontato quello che ci siamo detti io e Giovanni Fois. Giovanni, una persona squisita, ha raccontato alcune sue storie e una cosa in particolare mi ha letteralmente colpito. È un pensiero che abbiamo comune, che io dico sempre una cosa: l'importante è crederci, crederci fino in fondo, perché se uno si mette un obiettivo, a quell'obiettivo ci deve arrivare e ci può arrivare soltanto se una persona ci crede veramente in quello che sta facendo. Bisogna fare tantissimi sacrifici, questo è vero. E lui, raccontandoci queste cose, io mi sono rivisto, perché lui è arrivato al suo obiettivo, che è quello da Roma Sud a 1 milione, e come Giovanni io sono riuscito ad arrivare a uno dei tanti obiettivi, cioè quello, in realtà è più di uno, quello di cantare nei teatri, far diventare la mia passione un lavoro a tutti gli effetti, trasmettere agli altri le emozioni, raccontare una storia, che è quello che noi facciamo cantando, e tantissime, tantissime altre cose che, per chi mi segue qui nel canale, sa alcune storie, altre ancora le devo raccontare. E per questo, per come vi ho detto stamattina, iscrivetevi al canale qua giù e attivate la campanellina per restare aggiornati sui prossimi video. E detto questo, vi ringrazio per aver visto il mio primo wiki vlog. Non so se farò altri video così o farò dei vlog soltanto per un giorno, non lo so, ma comunque sì, vi ringrazio sempre. Se vi va, lasciate un bellissimo pollicione in su e appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi!